Prego, Filippo. No, la mia domanda è molto veloce, così sto nei tempi. Lei ha parlato di uomo al centro della banca, quindi la visione è già umanistica e questo mi rende felice, visto che stiamo parlando in ambito sindacale. Volevo capire come fate ad approcciare, diciamo, questo mondo che è in cambiamento, che è in forte evoluzione, quello del lavoro bancario, considerato che, uso questa parola che lei capirà, ci sono delle fragilità dentro questo gruppo di persone, cioè chi è più veloce, chi è più lento, chi è più smart, chi si trova a dominare la tecnologia, chi Certo. invece non riesce a dominarla. Volevo capire che tipo di approccio state usando e quindi mi affaccio pure sul tema sindacale che si leoni. Grazie per la domanda che mi permette di andare su una cosa secondo me fondamentale che abbiamo sicuramente qua, magari anche però in altri tavoli toccato poco, che è la parte relativa alle competenze. Allora, e si spende secondo me troppo tempo a discutere di quelle che non abbiamo, cioè di quelle nuove da creare, che di fatto sono alla base di nuove professioni, eccetera. Secondo me quello che dobbiamo fare è lavorare su due livelli. Il primo livello, che è importantissimo, è aggiornare le competenze esistenti, quelle tradizionali, integrandole con alcuni elementi che le rendono davvero chiave. La tecnologia, il tema dell'aspetto legale, il GDPR, la privacy, il tema di meccanismi di negoziazione. L'interazione a distanza, mediati da uno schermo, richiede competenze anche di natura manageriale diverse rispetto, manageriali intese soft, scusate, quindi per interagire o per gestire una negoziazione.